Che dire ragazzi, continuare a parlare di Agragas che in allena sconfitte su sconfitte è molto triste. Cercare le parole, trovare le parole, cosa dire per descrivere questo momentaccio che non passa più è difficilissimo. Non si sa da dove iniziare, dai problemi societari, dalla cifra scarsa tecnica della squadra, dal fatto che i giocatori che fino a qualche domenica fa lottavano e ora anche loro sembrano ormai trascinati stancamente verso il baratro. Siamo sempre in attesa che qualcosa e un miracolo avvenga per dare uno scossone a tutto l'ambiente che ormai non ne può più. Ancora ci sono barlumi di rabbia, di sconcerto, ma ben presto penso sopraggiungerà l'indifferenza, il distacco da quelli che sono i problemi dell'Agrigas. E quello sarà il periodo peggiore, quando la disaffezione raggiungerà il suo massimo livello, significherà che tutto è perduto. Io voglio pensare ancora positivo, spero e mi auguro che qualcosa accada, che qualcuno si ravveda degli errori, delle cose fatte e che si possa ancora rimediare. La stagione ancora, anche se già ha fatto un buon cammino, è ancora lunga, ma tutto passa attraverso una ristrutturazione societaria, e la ristrutturazione dello stadio e anche una ristrutturazione della squadra, perché no? Quindi, se nuovi dirigenti, se nuovi soci entreranno, è chiaro che questo bisogna fare. Mettere mano subito allo stadio, mettere mano alla squadra e quindi allora c'è la speranza che qualcosa, un miracolo avvenga. Altrimenti tutto è perso. Dopo anni e anni di sofferenza nelle categorie minori, per raggiungere il calcio professionistico, dovremmo nuovamente abbassare la testa e ritornare dove Agrigento non merita, diciamo tutto, anche se molti dicono va bene, non siamo fatti per la Lega Pro, per la Serie C, io mi rifiuto di Agrigento, ci sono anche piccolissimi centri. Addirittura zone come Rende che hanno una squadra in Serie C, per cui bisogna crederci, anche se l'imprenditoria non sia locale, non ha raccolto il grido di dolore della società, io spero e mi auguro che qualcosa avvenga. Speriamo che proprio i prossimi giorni siano quelli decisivi e che finalmente il gigante possa rialzarsi. Nell'attesa di dare buone notizie, ci risentiamo, ragazzi.